Oggi siamo a Milano e incontriamo Patrizia Bermeo che ci vuole parlare della sua associazione e dell'evento che tra poco si svolgerà al Teatro San Carlo. Benvenuta Patrizia, raccontaci un po' com'è nata l'idea di questa associazione, brevemente perché comunque poi lasceremo che poi lo scoprino da soli, e dell'evento che si terrà tra poco. Grazie cara Sabina. L'associazione è nata pochi anni fa, e giustamente per valorizzare le donne che non sono tanto alte. E nel mondo della moda sempre ovviamente sappiamo che vanno dell'1,74 in su. Ma la nostra associazione, abbiamo fatto questo progetto apposta per tutte voi, che siete bellissime ma non tanto alte. Allora, è vero che nel mondo della moda vogliono solo donne alte, belle, tutte uguali, standardizzate, magre, invece noi vogliamo ragazze di tutte le nazionalità, giusto? Giusto. E di tutte le altezze che non sono considerate nel mondo della moda. Infatti questa associazione si occupa di integrare anche le ragazze di tutte le nazionalità. Infatti questa sera vedremo sfilare in questa finale del concorso di Miss Ball World, concorso internazionale, 20 bellissime ragazze rappresentanti di tutte le nazionalità, compresa l'Italia. Quindi avremo anche una nostra italiana, e abbiamo le filippine, abbiamo le equatoriane, le peruviane, abbiamo esempio il Senegal, Svizzera e tanti altri bel paesi. Diciamo che queste ragazze hanno fatto delle selezioni durante tutto il corso dell'anno e sono arrivate una per ogni nazione a rappresentare le loro bandiere. Ci sarà questa bellissima serata al teatro. Vuoi raccontarci ancora qualcosa? O sì, lo unico, perché ce l'ho tanto lavoro da fare dietro le quinte, e vorrei raccontare che non solamente si vede la bellezza fisica, qui per passare e essere una Miss Small World bisogna avere anche l'intelligenza, perché sono delle domande molto difficili da rispondere alla giuria. E diciamo anche che le ragazze, oltre che essere belle e giovani, sono anche qui in un target di età compreso tra i 18 anni e i 26 anni, anche senza essere mamme, sposate magari sì, ma non mamme. No, non sposate né mamme, perché vogliamo lasciare anche che le ragazze vivano la loro vita giovane senza impegnarsi subito a avere una famiglia, e quindi cerchiamo anche di contrastare queste maternità precoci che a volte sono anche errori di giovinezza, Sì, quindi cerchiamo di dare anche un po' di educazione a queste ragazze, cercare anche di fargli capire che non c'è solo bellezza uguale a niente, ma ci sono anche bellezza, cultura e integrazione di tutte le nazionalità. Quindi Patrizia, ti ringraziamo, lasciamo poi che siano la passerella a parlare, soprattutto gli abiti delle stiliste emergenti che stasera presenteranno le loro creazioni, perché tutte le ragazze stasera indosseranno degli abiti creati da Veronica Rivalta, Cristina Avila e anche da me, e anche dalla nostra associazione, che ricordiamo è senza scopo di lucro. Grazie a tutti, vi aspettiamo.